Questa è una storia che parla di amore, di rispetto. È una storia che riguarda gli uomini e il rapporto con la terra in cui vivono. Siamo in Venezuela, nello specifico a Gran Sabana, un comune all'interno del Parco Nazionale di Canaima. Siamo in una zona fra le più belle al mondo, è praticamente un paradiso. Nei pressi della foresta amazzonica, monti incredibili, vallate, flora e fauna che presenta delle specie veramente uniche al mondo, che si trovano soltanto lì, e una biodiversità veramente che si trova in pochissime altre zone al mondo. Molto famosi sono i tepui, sono queste fantastiche, meravigliose montagne che presentano delle punte smussate e che molto spesso superano le nuvole, andando a creare un effetto veramente meraviglioso. Uno di questi tepui dà vita alla cascata più alta del mondo, il famoso Salto dell'Angelo. I protagonisti di questa storia, gli eroi di questa storia, sono i Pemon di Cavanayen, una comunità indigena che da millenni vive in queste zone e che da millenni vive di agricoltura. I Pemon da sempre coltivano i loro conucos, che sono praticamente delle piccole fattorie, con le tecniche che sono state tramandate dai loro antenati. I Pemon considerano il loro territorio sacro, è un territorio che ha dato origine alla loro stessa comunità, e quindi associano al loro territorio qualcosa di mistico. In questa zona, una decina di anni fa, le comunità indigene si sono unite per fare una proposta di turismo che sposasse completamente l'ecosostenibilità. Questo ha permesso di far conoscere la propria cultura, di condividere le proprie tradizioni e quindi di arricchire anche in maniera concreta i turisti che andavano a scoprire queste fantastiche zone. Ovviamente, come tutto il resto del mondo, il turismo in queste zone è calato nell'ultimo anno e questa comunità si è trovata in grossa difficoltà dal punto di vista economico ed è per questo che decine di compagnie minerarie hanno fatto offerte molto ricche, molto vantaggiose, economicamente veramente quasi irrinunciabili, per acquistare delle porzioni di terra. Una terra, potete immaginare, ricchissima di materie prime. I Pemon però hanno sempre rifiutato qualsiasi tipo di offerta, stanno ancora resistendo, quindi resistono, non vogliono cedere alle dinamiche del mercato, perché in sostanza si parla di quello, e sicuramente non vogliono vendere la propria terra, perché le origini della loro appartenenza valgono per loro sicuramente di più di qualsiasi bene materiale. Questo è un grande esempio di turismo ecosostenibile, un concetto che sempre di più, per fortuna, si sta imponendo sia nell'ottica dei viaggiatori che nell'ottica anche dei tour operator o comunque in generale degli addetti. Molte sono le cose che si possono fare, dalla riduzione dello spreco dell'acqua alla riduzione o all'annullamento, alcuni ci stanno provando, dell'utilizzo della plastica, a raccolta differenziata. Infinite sono le azioni che possono agevolare un turismo di questo tipo e che tentano di abbassare al minimo l'incidenza dei turisti sull'equilibrio dei territori che vengono visitati. Beh, anch'io nel mio piccolo ho deciso di fare qualcosa, perché quando si tratta di queste cose, ovviamente ognuno di noi deve pensare: che cosa posso fare io per questa situazione? Non sono una grande agenzia di viaggi, non sono un tour operator, non sono un gigante del settore turismo, sono un semplice consulente viaggi che fa il suo lavoro con passione, che fa il suo lavoro con attenzione, ma posso fare qualcosa anch'io. E quello che ho deciso di fare è molto semplice: a tutti coloro che organizzeranno il loro viaggio insieme a me, farò un regalo. E nello specifico, regalerò un albero. Sì, un albero. Certo, non un albero finto di plastica, insomma, come questo, era giusto per farvi capire bene il concetto, ma un albero vero. Da tempo conosco questo progetto che si chiama Tridom e che dà la possibilità di acquistare un albero online e di conseguenza anche di regalarlo. Nel momento dell'acquisto si sceglie anche la zona del mondo in cui quest'albero verrà piantato e nell'arco del tempo si può seguire anche l'evoluzione di quest'albero, capendo nello specifico anche quali sono i vantaggi che l'albero stesso ha portato al contadino che l'ha piantato, alla sua famiglia e di conseguenza a tutta la comunità. Piantare un albero in generale significa compensare le emissioni di CO2 nell'atmosfera per
per un tempo potenzialmente infinito. Significa contrastare l'erosione del suolo e la desertificazione, significa aumentare la biodiversità ed agevolare la riforestazione. L'azione di piantare un albero poi in determinate zone del mondo può avere anche un importante effetto economico e sociale sulle popolazioni locali che gestiscono direttamente quest'albero, uno o più alberi ovviamente. Parliamo di un finanziamento diretto ai contadini locali e questo ovviamente agevola la lotta alla povertà, aumenta la scolarizzazione, agevola una crescita economica magari di quelle realtà prettamente rurali, insomma, che fanno un pochino di fatica a stare al passo col capitalismo sfrenato, e riduce ovviamente le diseguaglianze. Questo è il mio piccolo contributo a favore del turismo ecosostenibile. Ovviamente ognuno di noi può fare qualcosa di concreto, infiniti sono gli articoli, le indicazioni, le azioni che si stanno facendo verso questa direzione. Sicuramente torneremo a parlare di questo argomento, però intanto volevo raccontarvi questa storia e dirvi quello che cercherò di fare io per agevolare un turismo ecosostenibile. Come al solito visitate il mio sito www.robertofazzi.com, venitemi a cercare su Instagram, mi trovate come Roberto Fazzi di Lecce, e visitate chiaramente la mia pagina Facebook, che è Roberto Fazzi Consulente Viaggi. Per il momento vi saluto, un abbraccio e al prossimo video.